81 giorni di coronavirus e anche se il dato ha importanza solo per la statistica, probabilmente la storia di Marina De Micheli, residente a San Giovanni in Croce ma legatissima solo a Rolo Rainerio, tanto che qui è presidente della Pro Loco e il cui padre, Clevio De Micheli, è stato sindaco del paese per 34 anni, è davvero da record. Se teniamo conto che il coronavirus in Italia è stato individuato e certificato la prima volta il 20 febbraio, questo virus è presente oggi da 91 giorni e Marina ne ha spesi ben 81 da positiva. È successo tutto la mattina della domenica 1 marzo. Ci siamo svegliati tutti, tranne mio figlio, che io ho un ragazzo e una ragazza, mio marito e la ragazza, e io ci siamo svegliati con la febbre. Al venerdì della stessa settimana sono stata ricoverata al POMA, perché comunque nel giro di una giornata mi sono aggravata. E il mercoledì sono stata trasferita, perché ero comunque in miglioramento, sono stata trasferita ad Asola per altri 7 giorni per il recupero dell'ossigenazione. Le dimissioni il 16 marzo, poi l'isolamento fino al 20 di maggio. In dimissione mi hanno fatto un tampone, però quello non lo conto, poi ne ho fatti 7. Mi sono ritrovata in una stanza a fare in tutto altri 60 giorni, un po' segregata in casa, ecco. Una liberazione, l'annuncio della negatività. Il 20 di maggio, che ho ricevuto la telefonata dall'ospedale di Cremona, dove questa infermiera, penso, felice anche lei, perché comunque avevano tutta la mia storia, e mi ha proprio detto: De Micheli, lei è negativa con 2 tamponi e adesso può uscire. È come se fosse rinata un'altra volta. Una storia a lieto fine che però reca anche delle ferite, come la perdita della mamma e della zia. Nel giorno in cui ci siamo ammalati, avevamo già ammalato la mamma e il papà. Il papà è tornato a casa. Diciamo che la mia forza è quella della mia fede, che mi ha aiutato molto anche nello scoraggiamento di, scusate, di aver perso la mamma e la zia, però comunque è un'esperienza che tocca. Io comunque in ospedale ho trovato un'amica dove ci siamo sostenute a vicenda. Il grazie infine da parte di Marina, che è zia di Alessandro Favalli, ex calciatore della Cremonese, ora guarito dal virus, va ai medici e al personale infermieristico di Mantova ed Asola. Da iniziare dai dottori, al pronto soccorso quando sono arrivata, voglio ringraziare le infermiere e ringraziare anche quelle delle pulizie, perché comunque io sono entrata in ospedale nella situazione più drastica del momento, però loro, pur poverini, nelle condizioni in cui entravano, che sembravano degli astronauti, avevano sempre una parola di sostegno per noi e vedevano nei nostri occhi la paura di non farcela, ecco.